Mi dispiace. E quanti di noi fanno fatica a dire quella parola? I'm sorry. Mi dispiace. Carissimi, buongiorno. L'altra sera ho visto un filmato, è una serie che arriverà in Italia, penso che sia forse già arrivata in Italia, si chiama The Chosen, cioè lo scelto, il prescelto. È una nuova serie televisiva, relativamente nuova, in America ha cominciato circa 2 anni fa, sono arrivati adesso alla terza serie, 8 episodi per ogni serie. In Italia faranno partire la prima se non è appena partita. E io ieri ho visto l'ultimo episodio dell'ultima serie, l'ottavo episodio della terza serie. C'era una scena che tanti di noi conoscono, mi ha colpito. La cosa bella di questa serie televisiva è che fanno vedere l'approccio di coloro che sono stati impattati da Cristo nei confronti di Cristo, per cui sono visti con occhi diversi. I tipici film di Gesù che abbiamo visto in passato, che sia stato Zeffirelli piuttosto che Agape ha fatto un filmato, Jesus, che è quello più visto di tutti, o altri, è che c'è sempre questa figura di Cristo, forse quasi, come si potrebbe dire, quasi irraggiungibile, no? Perfetto in tutti i versi, in tutte le essenze, quasi inumano. Mentre invece a volte quando vediamo film come questo, c'era un altro che mi ricordo, si chiamava Jesus con Jeremy Sisto e Jacqueline Bisset, dove si vede l'aspetto umano di Cristo, che è molto bello. Comunque, volevo farvi vedere questa scena e vedere se riuscite a capire forse dove volevo andare quest'oggi, perché c'era una frase che mi ha colpito, che è forte, e vorrei farvi vedere. I'm here. I'm always here.
Nello spirito prettamente hollywoodiano, il produttore ha fatto delle scene un attimino diverse forse, però l'interpretazione è sempre giusta. E non so se avete colto una frase che Pietro continua a ripetere. I'm sorry. Continuavo a dire I'm sorry, mi dispiace. E quanti di noi fanno fatica a dire quella parola, I'm sorry, mi dispiace. Però era quel tipo di contrizione che Dio vuole da parte nostra quando si sbaglia. E Pietro in questa scena in particolar modo realizza la sua mancanza di fede. Infatti Cristo dice perché non hai avuto fede. E io penso che tanti di noi a volte appunto nel mezzo delle prove, dei travagli, mancano di fede per quello che cominciano ad avere ansie, cominciano ad andare in panico, cominciano ad avere paure, cominciano ad andare a pezzi. E il bello di questo però è non solo dice I'm sorry, no, ma dice anche don't let me go, non lasciarmi andare, proprio con quel senso di sono sporco, non posso essere nella tua presenza, non lasciarmi andare. E il bello di quel non lasciarmi andare è una frase forte. C'era un altro film, tutti i clip quest'oggi, un film che ho visto sull'aereo ritornando dall'Italia 2 settimane fa, che si chiama Ambulance, molto bello come film. E c'è una scena in particolare dove questa infermiera che ha tirato fuori questa bambina da un incidente drammatico, ha dovuto prendere, si chiamano the jaws of life, no? le tenaglie per tagliare la macchina, tirare fuori questa bambina, e lei appunto continuava a tenere questa bambina per mano finché sono arrivati in ospedale. E c'è una scena forte che vorrei farvi vedere anche qui con una bellissima musica. Qui vediamo proprio anche la tenerezza di questa bambina che nel momento drammatico del bisogno dice non lasciarmi andare. Perché? Perché riconosce il conforto, la potenza che ha ricevuto da questa persona sconosciuta. Allora, maggior ragione noi possiamo avere questo conforto, questa rassicurazione, questa pace che viene da un Dio che ci ama profondamente. E non solo questo Dio ci ama profondamente, ma ci fa una promessa di non lasciarci mai. Lo leggo, ce l'ho, Deuteronomio 31:8 dice: il Signore cammina, egli stesso davanti a te, egli sarà con te e non ti lascerà e non ti abbandonerà, non temere e non perderti d'animo. E questa è un po' la mia preghiera, il mio augurio a ognuno di voi che sta attraversando periodi difficili. E forse sono così raw, si dice, perché intorno a noi abbiamo avuto uno studio biblico ieri sera qua a casa, c'è tanto dolore. Ok, basta per oggi, con queste lacrime ragazzi, vi voglio bene, e settimana prossima è tosta. Sarà quella prima di Pasqua, ci sarà da piangere lì, perché vedremo una situazione piuttosto dura, quella del sacrificio di Cristo. Comunque, fino a settimana prossima, vi voglio bene, ci sentiamo. Ciao.